È andata così. Berlusconi ha parlato, si è sfogato e Napolitano ha ascoltato quasi sempre in silenzio. Un'ora di colloquio in cui il Cavaliere sembra aver cercato la sponda del Presidente della Repubblica sul tema delle intercettazioni. Berlusconi al Quirinale si è lamentato del continuo profluvio di telefonate intercettate e pubblicate, conversazioni che non sono penalmente rilevanti ma che hanno il solo obiettivo, a suo dire, di perseguitarlo. Per questo, ha detto a Napolitano, è necessario approvare al più presto la legge sulle intercettazioni. Sponda sul tema in cambio di un PDL ancora più convinto nell'appoggio a Monti. Da molti è stato letto così il discorso di Berlusconi, che ha ribadito che non intende andare al voto in ottobre, anche se diverse cose dei provvedimenti del governo devono essere modificate. Riforma del lavoro, IMU e soprattutto ragionare su come abbassare la pressione fiscale. Noi dobbiamo sostenere l'economia reale e lo dobbiamo fare facendo sì che ci possa essere innanzitutto una misura che sostiene la crescita, che è basta tasse. Basta tasse. Noi vogliamo evitare che i cittadini pensino che ad ogni provvedimento che passa dal Parlamento o dal Governo vi sia un nuovo balzello. No al voto in ottobre, anche il resto della maggioranza la pensa così e spera che il PDL non ricominci con gli ultimatum al Governo. Non facciamo storie, cerchiamo di capire la situazione in cui è il nostro Paese. Monti finalmente a livello europeo è riuscito a imporre il tema del rilancio dello sviluppo. Non è il momento di fare bizze. L'Italia dei Valori con Antonio Di Pietro dice andiamo subito al voto dopo aver riformato la legge elettorale. Alessandro Taballione, Sky TG24.